皆さんおはようございます。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。突然のお知らせでスタートしましたが、ルイージの新しくて怖い冒険を任天堂スイッチ向けに開発中です。お伝えしたい内容はたくさんあるのですが、それはまた次の機会に。それでは 3DS のタイトルからご紹介します。どうぞ。Ce l'avete chiesta in tantissimi e finalmente è realtà. La Super Mario 3D All Stars è una collection che racchiude tre capolavori del platform 3D di cui ci eravamo completamente scordati per decenni. Ora che Miyamoto si è ricordato dove aveva messo i master originali, abbiamo deciso di riproporli nel modo più fedele possibile, lasciando intatta l'esperienza che tutti quanti ricordiamo con grande affetto. Andavamo un po' di fretta, e ci siamo scordati di mettere Super Mario Galaxy 2, ma non vi preoccupate. Abbiamo deciso che faremo una remaster su Wii U che non comprerà nessuno, in modo così da poter proporre a dicembre 2021 Super Mario Galaxy 2 Deluxe, il porting della remaster venduto a prezzo pieno. Ci siamo svegliati un po' tardi e la 3D All Stars rischia di accavallarsi con il compleanno di The Legend of Zelda, quindi si potrà comprare solo per un tempo limitato, ma tanto chi è il folle che non l'acquisterebbe ad occhi chiusi? Abbiamo inserito anche il player con tutta la colonna sonora, ma al momento non possiamo dirvi nulla su dettagli marginali come il supporto al Pro Controller o come sono stati riadattati i controlli per giocare a Galaxy in portatile. Vi garantiamo che troverete tutte le informazioni necessarie all'interno della ricca custodia del gioco. Minasan konnichiwa. Zelda no Densetsu Series Producer no Anuma desu. 昨年6月の任天堂ダイレクトの中でゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの続編の開発を始めたことをお伝えしましたが、今でも世界中の多くの方にブレスオブザワイルドをプレイしていただいていることに心から感謝を述べたいと思います。本当にありがとうございます。続編では皆さんからご好評をいただいた広大な世界を自由に探索する面白さをさらにパワーアップして楽しんでいただけるようにスタッフ一同開発を着々と進めていますので、続報をお伝えできるまで今しばらくお待ちいただきたいのですが、それまでにこんなゼルダ体験をお届けしたく一本の映像を用意しました。ではご覧ください。 Ora ci sappiamo che state attendendo tantissimo questi giochi e da quando vi abbiamo mostrato il logo non fate altro che chiedervi chissà quando ne sapremo qualcosa in più. Tenetevi forte perché oggi ve li mostreremo di nuovo. Osservate sbigottiti il logo provvisorio e ormai cestinato di Metroid Prime 4, la fine del teaser di Bayonetta di cui Camilla ci fa sapere che lo sviluppo procede a gonfie vele, e guardate che bella la grafica di No More Heroes 3. Impazienti? Beh, lo abbiamo appena rimandato. Preparatevi perché vi aspetta un 2021 ricco di teaser, informazioni confuse e progetti che spariscono nel nulla. 非常に新しい作品ですね。それがすぐにプレイできるということになります。発売は1月29日を予定しています。ファイターパスがあればそのまま受け取り可能です。単体でも購入可能です。もしもファイアーエムブレムとか風化雪月とかが分からなくても、まあいろいろと説明しますのでご安心ください。ではまず最初にファイアーエムブレムとは非常に言いにくいですよね。プロデューサー曰くファイアーエンブレムと言ってもいいそうです。別にだけど書いていくときにはファイアーエンブレムと書かないとですね、エンブレム警察がやってきますからね。注意してください。Con Pikmin 3 e 3D Mario World abbiamo purtroppo definitivamente finito i giochi belli da portare a prezzo pieno su Switch. Siamo molto tristi per questo accaduto, ma non ci siamo dati per vinti e dopo mesi di brainstorming siamo lieti di presentarvi l'ultima arrivata nella linea delle console Classic Mini, la Wii U. Con questa fedele riproduzione in scala dell'originale, dove anche il paddone sarà rimpicciolito per rendere tutto più scomodo, avrete la possibilità di rivivere grandi classici di 5 anni fa su un sistema chiuso
è incompatibile sia con i dischi Wii U che con le cartucce Switch. Nella libreria precaricata e non espandibile troverete alcuni dei titoli che non abbiamo avuto il coraggio di rivendere su Switch. Potrete quindi giocare a interminabili partite single player con Animal Crossing Amiibo Festival, farvi lo stomaco di ferro con Devil's Third e riflettere sui vostri pessimi acquisti provando Nintendo Land. La Wii U Classic Mini sarà disponibile solo per 2 settimane e in quantità limitate. Vi avvertiremo a pochi minuti dal pre-order. いかがでしたか? ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。 あと少しだけ映像をご用意していますので、ぜひ最後までお楽しみください。 Che Direct sarebbe senza colpo di scena finale? Purtroppo non c'è nessun trailer di Breath of the Wild 2, ma vi dovete accontentare dei miei ringraziamenti di cuore. So che molti di voi sono rimasti un po' orfani, sentono tantissimo la mancanza del format del Nintendo Direct e quindi ho pensato che questa potesse essere l'occasione perfetta per reimmaginare il format a modo mio. Spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia divertito tanto quanto mi sono divertito io a montarlo. E questo video un po' goliardico, diverso dal solito, era anche il mio modo di festeggiare insieme a voi i 10.000 iscritti, che per me è un traguardo incredibile e che era impensabile fino a qualche mese fa. Quindi vi ringrazio di cuore per il supporto che mi date, per seguirmi tanto sulle news quanto nei video approfondimenti e soprattutto per lasciare tantissimi commenti sotto i miei video, che sono spesso stimolo per interessanti discussioni con tutta la community, e non vi nascondo che molto spesso sono anche degli ottimi spunti per i miei prossimi video. Quindi poracci, io vi ringrazio di nuovo tantissimo all'infinito e vi do appuntamento per il prossimo video, sperando che Nintendo non decida di denunciarmi dopo che ho deturpato il Direct e ho anche rubato tutte le sue grafiche. In ogni caso, vi saluto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e ci vediamo presto. Io sono il Poro Showcase, Michele Direct, ciao!